Ho vissuto 40 anni all'estero. Mm -hmm. eh, nostalgia è, è un romanzo di Ermanno Rea, il, il produttore Luciano Stella ne aveva preso i diritti e me lo ha fatto leggere. Eh, io non avevo mai fatto un film tratto da un romanzo che mi veniva proposto, perché insomma, ho bisogno che si accenda qualche cosa dentro di me, indipendentemente dalla qualità del libro, dalla bellezza, anche dal, dalla giustezza nei miei confronti. Eh, ecco, con Nostalgia qualcosa si è acceso. È difficile dire cosa, sicuramente il tema... Del ritorno, il tema della disappartene... del sentirsi straniero in patria è qualcosa che mi ha sempre affascinato, che è presente anche in altri miei film. Insomma, no? è, è un po' un, un, un mio tema generale, insomma, ecco, che un po' attiene a come, a come io mi sento dentro e poi naturalmente anche alle storie che mi piace raccontare. C'era la possibilità di avere un. Personaggio centrale molto bello, molto affascinante, e un luogo eh, da poter filmare che era questo quartiere della Sanità a Napoli. E quindi, diciamo, mettere insieme come dire i personaggi, le storie e i luoghi è una cosa che a me piace molto e che in generale mi piace nel cinema. È una cosa che il cinema può offrire. Se tu ti ricordi di uno che stava sempre con me? Vorresti esposere a il suo clan è il peggiore della sanità. Io lo voglio incontrare. Ma sai che è il mio primo nemico? Non dobbiamo soffocare gli incendi sociali! Lui l'ha mai Poi la sanità la conoscevo anche abbastanza poco prima di, di fare nostalgia. Ho girato alla sanità, naturalmente, il sindaco del Rione Sanità, tutta l'ultima parte. Ma avevo anche girato in passato e ho girato anche nelle catacombe di San Gaudioso quando erano ancora chiuse tanti anni fa eh, però ecco non è un quartiere che io abbia mai frequentato perché la sanità non è che cioè, la sanità è un enclave a napoli molto particolare è un quartiere abbandonato da decenni decenni e decenni insomma quindi eh, così in cui non, non ecco non è che ci fossero posti dove andare, sì mi ricordo quando ero ragazzo c'era a un certo punto una, una discoteca un, dove si andava da ragazzi così, molto hard, era bella insomma, però ehm, ecco era un quartiere che così sta un po' chiuso in sé e gli abitanti e la sanità sono come se appartenessero a un mondo a parte rispetto a Napoli, un quartiere lontano dal mare. E questo film aveva una, mi dava una possibilità, cioè di realizzare tutto, tutto all'interno di questo quartiere. Cioè, eh, il film non ha nessuna scena al di fuori della sanità, gli interni, gli esterni sono tutti lì, l'unico momento è quando i ragazzi vanno al mare in motocicletta, ma poi per il resto è tutto girato lì. Questo per un regista è un'occasione speciale, perché come un, una possibilità di concentrazione visiva e... E umana, molto forte, e quindi ho colto l'occasione. Io ti volevo dire che sono tornato. Sei tornato a combinare i guai. Filippo, chi è potevo essere spaziato? Mi sono passato 40 anni. È passato. Io ho passato una resistore Sì, Francesco Favino è l'attore che è subito ho immaginato per questo film e gli ho proposto il film eh, ancora prima di scrivere la sceneggiatura. Quindi ehm, gli ho dato il romanzo, sulla base del romanzo, eh, a lui anche è piaciuto molto il romanzo, ha capito che film volevo fare e, e niente, da allora è cominciato un viaggio insieme, insomma, ecco, un viaggio poi complesso, perché eh, Favino ha imparato l'arabo per fare questo personaggio, e si è preparato come, insomma, da par suo, naturalmente, un attore formidabile e, ed è stato, a parte appunto la sua bravura, ma anche proprio la sua, eh, come dire, come lui è entrato proprio nel progetto, con, cioè, veramente con un'anima straordinaria, ecco, quindi diciamo il film ci cioè, ha coinvolti tutti, insomma, ecco, dai Poeta di Maio con cui l'ho scritto a Paolo Carnera, direttore della fotografia, a tutto il cast, ecco, tutti gli attori e gli abitanti della sanità che sono un po' il coro in questo film. Io non l'ho tradito. Io sono nato qua e qua voglio morire. Parti. Torna nel mio paese. Chi è un paese mio? Io l'ho fatto tante volte per cui diciamo tanti miei film non hanno niente a che fare con la camorra l'ultimo qui rido io il primo, Morte di un matematico napoletano ma lo stesso L'amore molesto non ha a che fare con la camorra, quindi voglio dire non è... si può benissimo parlare. cioè Napoli è una grande città che contiene tante storie del resto eh, non chiediamo eh, a, a Scorsese se ogni volta che tratta di New York deve parlare della criminalità a New York perché chiaramente si tratta di storie, di storie che fanno parte della, del, così, del paesaggio di una città che è una città complessa, insomma, no? Napoli lo è e quindi, e quindi tanti sono i suoi aspetti. Io lo, mi, insomma Tutte le volte che l'ho filmata credo di averlo fatto in un modo diverso, ogni volta mi piace raccontare qualcosa di diverso. Chiaramente, nostalgia. È una storia che ha a che fare non tanto con la camorra, che poi noi diciamo non è che ci sia la camorra, però certamente con la criminalità. Cioè, quindi sicuramente Oreste è un criminale, è un boss diciamo, che controlla la, 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 il quartiere, insomma, e quindi è, un, è chiaramente un criminale, però. Eh, diciamo che il rapporto tra questi due amici che si rincontrano per me è più nel segno, diciamo, come dire, va di Dostoevsky, piuttosto che non di, diciamo di, una, di un quadro sociale da Camorra. ecco È, è il male, il bene, il destino di, quei, di loro due. Eh, è ciò che la vita ha portato a questi due ragazzi, che poteva benissimo essere altro. Napoli ti tiene legato, questo sicuramente, io sono andato via da Napoli, abito a Roma da tanti anni ormai, anche se ovviamente abbiamo casa a Napoli con Ippolita e, e ci andiamo sempre, spesso, insomma quindi è chiaro che però, eh, però viviamo a Roma, a casa nostra altrove, io personalmente sono andato via da tanti anni, ormai sono più gli anni in cui vivo a Roma di quelli che ho vissuto a Napoli. Però eh, è vero che la città ti tiene, ti tiene stretto, diciamo così, ecco, non riesci a, a dimenticarla. Diciamo, quindi, eh, e credo non sia, non sia solo il mio caso, insomma, è una cosa eh, abbastanza inevitabile. E, eh, anche Paolo Sorrentino adesso, no, dopo un lungo percorso di film lontani da napoli insomma è anche paolo ha vissuto vive anche lui a roma ma per anni e anni appunto c'è tornato ben poco però poi a un certo punto diciamo, il, è stata forte evidentemente la tentazione di tornare a fare un film a napoli raccontare se stesso e, insomma quindi c'è qualche cosa che, che sicuramente chiama di questa città, però vorrei dire che se è vero che c'è quindi una eccezionalità diciamo un'eccezione napoletana però è anche vero che invece il, il rapporto col luogo d'origine è qualcosa di universale chiaramente, quindi voglio dire è una cosa che chiunque può provare eh, che chiunque prova certamente, chiunque si allontana dal luogo dove è nato, dal luogo dove dove ha scoperto il mondo, ecco, perché a un certo punto tu nasci e quando sei ragazzo scopri il mondo no? e probabilmente l'impressione del mondo come ti è venuta addosso quando sei ragazzo è quella che ti resterà per tutta la vita. E quindi è chiaro che per quante cose possano accadere poi dopo. Nella tua vita però quel momento, quel richiamo è forte. Quello credo sia la nostalgia.